È stata una decima edizione appassionante quella del Rally Storico Campagnolo. Il terzo round del CIR Autostoriche si è corso ad Isola Vicentina, piccolo centro della provincia veneta, dove in 114 hanno dato vita ad una delle gare più incerte della stagione rally. C'era l'idolo locale Luchi in coppia con Cazzaro a bordo della Ferrari 308 GTB nei colori del sodalizio locale, che proprio non avrebbe potuto mancare alla gara che transitava sotto il poggiolo di casa. C'era il leader della serie tricolore Pedro, pronto a confermarsi al vertice della specialità. Entrambi erano pronti a darsi battaglia sin dalla prima prova speciale notturna a Torre Selle. Un primo tratto cronometrato sul quale i due si confrontavano aspramente da subito, senza rimandare all'indomani il duello. E il più veloce è stato Pedro. Aperta nella serata, la competizione proseguiva infatti il giorno seguente, con Pedro a spingere a fondo sulla Lancia Rally 037 e prendere in mano la gara, che andava a svilupparsi nelle restanti 8 prove speciali e 86 km cronometrati. Il bresciano al comando allungava progressivamente, nonostante il vicentino con la Ferrari 308 GTB vantava un feeling particolare e riusciva a contrastarlo abbastanza efficacemente. A metà gara Pedro vantava i 20 secondi di vantaggio sufficienti a dirsi tranquillo, secondo era infatti Luchi che soffriva nei tratti di strada in salita, terzo era un Davide Negri che iniziava a farsi minaccioso con la Audi 4. Il biellese individuava le migliori regolazioni dell'assetto della berlina tedesca e riusciva a guidarla con grinta. Stavano facendo una gran gara i locali Nodari, padre e figlio, che capeggiavano la muta dei porscisti in una sfida serrata con il toscano Salvini ed il pavese Musti, racchiusi nel ristretto fazzoletto di 9 secondi. Nessuno però aveva fatto i conti con la pioggia. Fa parte della tradizione della gara vicentina, l'acquazzone pomeridiano negli ultimi due anni ha sempre scompaginato le classifiche della gara. Puntuale, Giove Pluvio diventa protagonista della scena, soprattutto sulla prova di Recoaro 1000, la settima, dove Negri sfruttava a dovere la trazione integrale dell'Audi ed accorciava le distanze, ma Pedro resisteva al comando. Luchi, da campione di razza, sopraffina, stringeva i denti e manteneva la seconda piazza. Pedro tornava vincente e ristabiliva il vantaggio sulla ottava umida prova di Nogarole, ma il bresciano non superava l'ultima insormontabile, per lui scalata di altissimo. Nell'ultima PS, alla sua 0.37, si rompeva il cambio, Pedro perdeva la prima posizione in gara ed in campionato. Luchi si sentiva il primato in tasca, non pensava a Negri, non lo curava. Nessuno lo aveva fatto sino a quel momento. Il biellese stava semplicemente preparando il gran finale. Ogni centimetro d'asfalto delle 8 prove precedenti gli è servito per regolarsi al meglio la Audi 4 e quando era arrivato il momento sferrava l'attacco perentorio e devastante. Sui 9 km di altissimo usava tutta la potenza esplosiva del 4 cilindri tedesco, viaggiando più veloce di un secondo al chilometro rispetto a Luchi, superandolo per 3 secondi e 8 sul traguardo. La mia macchina paga dove ci sono delle prove di salita con molti tornanti e lì io rispetto ai gruppi B sicuramente veramente sono svantaggiato. Diciamo che la macchina mia aveva come obiettivo quello di arrivare e stare davanti alle Porsche, obiettivo raggiunto. Sinceramente l'ho saputo dopo perché Pedro non l'ho visto fermo e quindi non mi sono neanche reso conto. Io però ho detto voglio vedere se riesco a prendere Luchi e sull'ultima proprio siamo andati tutto quello che si poteva andare e ce l'abbiamo fatta. Poi vincere perché si ferma l'altro fa parte del rally. Però se lo merita Pedro perché effettivamente oggi era abbastanza è quasi imprendibile. E ringrazio tutti, specialmente la Tecno Piemonte, il signor Guelpa e i Balletti, i fratelli Balletti perché veramente ci abbiamo dato l'anima.
Negri vinceva il campagnolo cogliendo l'attimo fuggente, quello vincente. Luchi era secondo, a metà tra il deluso e il divertito, ma per tutti era Pedro il vero dominatore della competizione, in testa dalla prima alla penultima prova speciale, che vinceva, ma non era sufficiente per far sua quella che sarebbe stata la terza affermazione stagionale consecutiva. Arriva da Biella! Pioggia o non pioggia, per i nodari il campagnolo era una bella prova, anche se nel finale perdevano la terza piazza per la rottura del cambio della loro Porsche 911, lasciando a Musti il terzo gradino del podio. Beh, è un terzo posto inaspettato, perché comunque è stata una gara lottata fin dall'inizio. Abbiamo visto i gruppi B che hanno preso al largo e l'unica soddisfazione che potevo avere era quella di stare davanti a tutti i porscisti e nel trofeo Michelin. Prova sfortunata per Salvini e per Nicolas Montini, fermi anzitempo. La grinta e la tenacia premiavano invece Montini Senior, quinto tutto di rimonta dopo una foratura che gli aveva fatto perdere un sacco di tempo prezioso. Gara sofferta per Ormezzano, terminata al terzo posto tra le 2000 dietro al velocissimo locale Zanetti, su Opel Kadett e sul cuneese Mano con la Fiat 131 Abarth. Nel primo raggruppamento si imponeva Emanuele Paganoni, conducendo in testa per tutta la gara con la Porsche 911S, precedendo al traguardo il piacentino Cortimilia su Lotus Elan e il leader di campionato Zampaglione, terzo con la Porsche 911S. Tra le vetture di classe 1600 è eccellente l'esordio di Tiziano Nerobutto a bordo della Volkswagen Golf GTI, vincente davanti a Bertocco, sempre su Golf GTI, e a Mettifogo con la Fiat X19. Il campagnolo era anche la seconda tappa del trofeo A112 che registrava la seconda affermazione del perugino Giorgio Sisani in coppia con il toscano Cristian Pollini dopo aver lungamente duellato con la campionessa in carica Lisa Meggiarin, ritiratasi prima dell'ultima PS con la scorpioncina ferita nell'impianto elettrico. Al secondo posto saliva così Beckerle, navigato da Benedetti. Al terzo chiudevano Cordioli e Sponda, veloci protagonisti dell'inizio di gara.